siamo, buongiorno, 6:06 della domenica mattina, 23 di maggio 2021, siete ancora una volta sulla vostra radiovisione, la prima in Italia, RTL 102.5, parte Non Stop News, insieme fino alle 9 del mattino celebriamo insieme la vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest 2021. Aiuto, prego, sono girata con la cuffia, mi sono legata in regia, di abbassare la temperatura dello studio di Milano, perché la nostra Barbara Sala è già in ebollizione. Buongiorno, buongiorno, ragazzi. Barbara, buongiorno, buongiorno. Io è da ieri che ho le caldane. Sì. Ma loro secondo me lo percepiscono. Dici? Sì, comunque. Dite quello che volete. Ieri ho promesso che questa mattina avremmo provato a svegliare i Maneskin. Dopo le 9 nell'indignato, non me ne frega niente se quei due tromboni là vogliono parlare. Ma c'è l'attualità, della TAS. Non me ne frega. No, Giacalone e Pamparara vengono boicottati. Proviamo a buttare giù dal letto dove saranno andati a dormire, credo, 5 minuti fa i Maneskin. Ma forse sono ancora svegli. Però ci proviamo, dai. No, bellissima serata ieri, davvero complimenti ai Maneskin, vincitori dell'Eurovision 2021. Cos'era Toto Cutugno quello che e li ha preceduti? Cigliola Cinquetti. E la Cinquetti. Nel 90. Cutugno è stato l'ultimo nel 90, sì. Capisci? Cioè, capite la differenza tra Toto Cutugno? In 30 anni siamo passati da Toto Cutugno ai Maneskin. Beh, qualche cosa è cambiato. Buongiorno anche a Massimo Lonigro, come stai, Massimo? Eccoci, buongiorno, buongiorno. Abbiamo fatto le ore piccole per seguire i Maneskin questa notte. Ne è valsa la pena. Fate così, chiamateci allo 02 25 15 15 e li celebriamo così con la loro zitti e buoni. Vi saluta, sì. Toto Cutugno, comunque. Ragazzi, mi serve una camicia pulita. Mamma mia. Ventolate. Sì. Bene, gran bella serata. Poi ne parliamo comunque dell'Eurovision. Si chiamava Zitti e Buoni, è così perché fosse interessato. Lo sanno tutti, no? Lo sanno tutti, perché ha vinto Sanremo. Ha vinto ieri sera l'Eurovision Song Contest. Sì. Che è questo contest. Perché così affannato? Comunque, parla bene inglese. Ma è What's American Boy, che è questo contest musicale. Fai che così. È stato fondato, in che anno, ragazzi? Mi sono documentata. In che anno è nato? Siamo negli anni 50. 56, se 56. Non sbaglio. Google, mi sono documentata con fonti autorevoli ieri sera. E poi suoniamo anche il gruppo lituano e quello ucraino. Ah, quello ucraino, la rappresentante di lista. Se non ricordo male, quello ucraino era la versione proprio ucraina della rappresentante di lista. È adesso vero. Vado a verificare che fosse che lei. Si chiama, infatti. Si chiama infatti voto agli stranieri, voto per corrispondenza, il nome del... Esatto, tradotto è esattamente quello. 02, e poi sì, scusate, dimmi. Nota di colore, la Francia è arrivata seconda. Ma posso dire che la Francia mi sembrava, sì, molto aulica. No, mi è piaciuta, dai, molto... è una bella canzone, voilà, 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 voilà. Però allora, ricordi di altri tempi, per cui un abbraccio agli amici francesi. Ma chi li vuole? Cioè, l'Italia, no, scusate, andiamo da Giuseppe, per cortesia, allo 02 25 15 15. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno RTL. RTL è anche un po' mia. Oh, molto bene. Da dove ci chiami? Come ci segui? Io chiamo da Copertino, provincia di Lecce, vi guardo in TV. Ok, radiovisione, molto bene, prego. Hai seguito l'Eurovision, vuoi parlarci di Maneskin, vuoi parlare di tutt'altro, a te. Sì, ho visto ieri l'Eurovision Song Contest, è stato bellissimo. Ho visto appunto la Svizzera e la Francia che erano primi, grandi paesi di cultura di cantanti. Sappiamo che la Francia e la Svizzera, cioè, hanno dei rappresentanti, ma per favore, dai, non erano niente paragonati ai Maneskin. Non so com'è all'inizio. Stai erano andando primi. Bene, è stato tutto carino, diplomatico. Ho fatto un'analisi imparziale. Vabbè, ma poi per fortuna il pubblico regna sovrano. Mi sono piaciuti i finlandesi che appunto hanno superato tutti all'inizio. Poi vabbè, i Maneskin hanno spaccato tutto, dai. Oh, molto bene, quindi sei soddisfatto, insomma, di questa vittoria. I Maneskin ti erano piaciuti già a Sanremo o li hai rivalutati tra Sanremo e l'Eurovision? No, vabbè, io se devo essere proprio polemico, cioè l'Eurovision noi lo potevamo vincere già nel 2018 con lo Stato Sociale, Una Vita in Vacanza. Se quello l'avremmo mandato all'Eurovision avremmo vinto di sicuro con la vecchietta volante. Poi vabbè, sappiamo quello che ha combinato Baglioni, che doveva eliminare Moro e quello là che avevano copiato la canzone. Vabbè. Al di là di questi aspetti, tu dicevi, ci salutiamo così, quindi la forza dello Stato Sociale era la signora che andava per aria. No, perché è una canzone che balla.
Una canzone rivoluzionaria. Voi dove avete visto i giornalisti che si strappavano i capelli tutti quanti? Dai, mettete d'accordo. Ma io i giornalisti che si strappavano i capelli a Sanremo li ho visti per Mahmood. Ecco, non per lo stato sociale, se mi permette. No, Loni, dico male? No, no, so che a te lo stato sociale piace. Grazie Giuseppe, dopo. Ciao. Siamo in Non Stop News insieme a voi, chiacchierando allo 02 25 15 15. Chiamateci, vi aspettiamo anche per collegarci in Zoom. Inviateci se volete il vostro indirizzo email, il numero anche per gli sms è il 378 378 102. Ci tenevo a dire una cosa, perché adesso non voglio fare quella che si deve prendere dei meriti. Figurati. Però siccome sta cosa che ho scoperto ieri sera mi ha fatto rimanere molto male, che tu all'Eurovision dal tuo paese non puoi votare col televoto il tuo gruppo. Beh, giusto, dai, è giusto. Non lo sapevi neanche tu. Che ne so, è così, cioè compariva la scritta che dall'Italia non puoi televotare per il gruppo italiano. E lo trovi ingiusto? Lo trovi giusto? No, 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 lo trovo non incomprensibile, ma al di là di quello, bisognava contattare tutte le proprie conoscenze all'estero per far votare i Maneskin. E grazie al progetto Barbara Sala International in the World, che ha preso proprio vita qui anche anima e corpo, e non solo. E siamo riusciti a portare quei voti e a ribaltare il risultato. Però c'è stata una grande polemica in rete, lo dico, perché i cittadini di San Marino non hanno votato l'Italia, da quello che sembra, ma hanno votato più i francesi. Quindi allora, vedrete, si è scatenata la rivoluzione contro vabbè, i sanmarinesi. Ma ci stupiamo? E il governo che no, fa? No, nel senso, chiamiamo Fedez, gli chiediamo due cose su sta roba San Marino Italia. Allora, vogliamo sapere da voi allo 02 25 15 15 che ne pensate naturalmente del verdetto dell'Eurovision. Insomma, è abbastanza difficile, no? Siete d'accordo dire no, io non sono d'accordo con questo verdetto, perché insomma, quando vince l'Italia, poi ad esempio al 378 378 125, ci sono molte persone che scrivono: a me non fanno impazzire i Maneskin, ma sono super contenta e luccichio che hanno saputo donare la nostra amata Italia. Ce lo scrive Laura da Bergamo. Insomma, è difficile non essere d'accordo. E poi i vostri piani per questa domenica, che cosa farete, se volete condividerli con noi, 02 25 15 15. Oh, tra l'altro io mi sono anche un po' stupito che la Sala non abbia fatto come la Ferragni, ossia un endorsement pubblico sui social invitando gli amici esteri, perché so che tu nell'est Europa spacchi tantissimo. Guarda, anche verso l'Oriente, cioè con tutti gli oliuchenito che ho frequentato. Ecco, a proposito di Ferragni, non potevano votare, ecco. Bravo Santarelli, e io ho questo tema da portarvi, vorrei sapere subito che ne pensa Barbara Sala, poi anche naturalmente i nostri ascoltatori. Allora, ieri la Ferragni nelle scorse ore ha sdoganato qualcosa di estremamente discusso, è cioè quella il roba calzino di, ne abbiamo parlato ieri, parliamone anche con i nostri ascoltatori. Il calzino bianco sotto i sandali. Allora, partiamo da un presupposto che fa No, che mia mamma dice sempre: mettiti la calza, perché se hai freddo ai piedi prendi il raffreddore. A me lo diceva perché vado in scooter, quindi quando sei seduto il calzone si alza leggermente, entra l'aria e lì ti frega. Quindi secondo me la Ferragni l'ha fatto proprio per un motivo pratico, perché sa che va in scooter. No, perché sa che adesso il colpo d'aria in questa stagione è dietro l'angolo e quindi ti frega subito e non può ammalarsi. Quindi dici che sta attenta non tanto alla moda ma alla lasciata al giro. Ma più che lasciata al giro, al raffreddore. Lì parliamo proprio di sindrome da raffreddore. Esteticamente però è abbastanza discutibile questo accostamento, Ma scusate, quando hanno lanciato le ciabatte pelose, esteticamente ne vogliamo parlare? Sì, la ciabatta pelosa. Ma poi scusate, chi siamo noi? Noi per metterci contro la Ferragni per quanto riguarda la moda, ragazzi. Io alzo le mani e dico: se si è messo lei, vuol dire che va bene, è ammesso ormai. Quando vai in un qualsiasi aeroporto tedesco e vedi questi ragazzi ma neanche i calzoncini corti, proprio il calzettone quello da calciotto, dici: ragazzi, l'ha fatto la Ferragni, quindi va bene. Quindi avremo un'estate di sandali. Io ci sto, ma anche perché è molto igienico, no? Ma che sti piedi che sudati, ma come che c'entra? Proprio per non avere il piede sudato nella calzatura, tu c'è. Ma lo sono sudi. Loro mica usano le tue di calzature. Ma cosa? Vabbè, nel senso che, cioè, no? 02 25 15 15, che ne pensate? È la nuova canzone dei Pinguini, Tattici Nucleari, si intitola Scrivile Scemo, alle 6:26 della domenica mattina su RTL 102.5. Sala Santarelli, Galletti, Lonigro, vi aspettiamo. 02 25 15 15, il nostro amico Ignazio è con noi. Buongiorno Ignazio. Buongiorno a voi, RTL 102.5 anche mia, anche stamattina, come sempre, bene, come tutti i giorni. Da dove?
Allora, io chiamo da Gorizia. Ok, prego. Guarda, io ascoltavo voi che ho finito di lavorare adesso, parlavate dei Maneskin, secondo me è una cosa bella invece, cioè qualcuno si lamenta che vincono i Maneskin, un gruppo italiano che vince non si fa a contestare, poi non è che qualcuno si è lamentato, qualcuno giustamente, trattandosi di una cosa per cui possiamo permetterci di dire ci piace o non ci piace, qualcuno dice a me i Maneskin non piacciono, capito? Ci mancherebbe, però è una cosa bella nostra, italiana, un po' di orgoglio italiano non fa male, ma certo, tempi, secondo me. Certo che sì. Ignazio, al di là dei gusti che uno può avere, come il Festival di Sanremo, quando uno vince una canzone, sono 3.000 che ti dicono no, ma non è bella, non è orecchiabile. Uh-huh. Secondo me è una cosa del genere, però a livello internazionale, il lustro per l'Italia, certo, teniamoci sì, buono a questo. Ma questo dicevamo, Ignazio, alla fine, questo era il senso dei messaggi che leggevamo. Tu hai seguito tutta la serata, quindi hai visto in diretta la loro esibizione? No, guarda, io a me è dispiaciuto perché ho riposato, perché devo fare la notte che lavoravo, ero di turno di notte, quindi poi mi sono guardato i siti internet e ho letto che avevano vinto loro. Sinceramente sono stato felice perché a me è un gruppo che piace, anche se la fascia d'età non è la mia. No, è questo il bello dei Maneskin, che per una qualche strana ragione uniscono, nonostante sprizzino feromoni da ogni poro del loro corpo desnudo. Quella è roba tua. Però non la noto solo io, però, perché la loro immagine è comunque quella, estremamente sessuale, ma piacciono ai ragazzini piccoli. Andiamo un attimo al VAR, è sessuale? È sessuale. Piantatela. È estremamente sessuale, ma piace sia ai ragazzini che alle nonne, cioè se ti piacciono. Beh, non c'è io non età. Sono ancora nonno, no, carità, ma tu sei il ragazzino, tu sei il ragazzino, vabbè, tu sei della fascia intermedia, ho detto che vanno dai ragazzini ai nonni, piacciono no, a tutti, ma infatti, è incredibile, ma io per quello dico, a me è un bel gruppo, a me piace, sinceramente sono divertenti, poi sono forti come gruppo. Santarelli si sta sventolando, non ho capito se non funziona l'aria condizionata in studio, no, o se a forza di pensare Damiano Nudo. Mi sa che si è emozionato, quello che sì, detto, sì, è capita, emozionato. È un capita, po' metrosexual pure lui. Ah, dici che è così? Allora, Ignazio, grazie. Dobbiamo salutarti, buona giornata. Perfetto, grazie anche a voi, buon divertimento a voi. Sì, grazie, speriamo, grazie, sai, caro. Sai, con questi due non è sempre. Ragazzi, baciatevi i gomiti. Possiamo andarvi peggio. Chi sono questi due? Aspetta, noi siamo in tre. Ne salva uno. Vabbè, 02 25 15 15. Massi, da chi? C'è Fabio a Padova. Buongiorno. Buongiorno, Fabio da Padova, RTL, anche mia. Ciao Fabio, buongiorno. Come ci segui da Padova? Sono in macchina, stavo con l'autoradio. Ok, vai. Niente, io volevo dire che oggi la domenica la passo in provincia di Belluno a vedere un rally. Uh-huh. E sono contento dei Maneskin, anche se a me sinceramente non piacciono più di tanto. È caduta la linea. Non è vero, vai. Un po' di orgoglio italiano anche all'estero, insomma, non fa mai male. Uh-huh. Diciamo, certo, il genere di musica che a me non piace, anche insomma se gli intenditori dicono che sono di bravi musicisti, di bravi autori, però, insomma, sinceramente gusto personale, ecco. Ma certo, Fabio, senti, scusami, tu che da quel che ho capito sei un appassionato, ma i piloti di rally possono ascoltare la musica alla radio mentre guidano? Assolutamente no, ascoltano il navigatore attraverso l'interfono. Devono essere concentrati sulla guida. Beh, mi sembra anche giusto. Possono avere l'autoradio in macchina. Va bene, grazie per essere stato con noi, ti auguriamo una buona domenica. Altrettanto a voi, grazie, buona giornata. Ciao. Attenzione! Vai. Io chiederei, magari più tardi, sempre nell'indignato, l'intervento di Mario Draghi. Sì, per i Maneskin. Perché, per i Maneskin, perché io intravedo. Andrebbe bene. Insomma, un ginecologo. No, perché intravedo la longa mano dell'Europa. Attenzione, questo messaggio. Grandissimi Maneskin hanno spaccato, sì, ma grazie all'Europa intera che li ha votati. Ah, era nel PNRR. E probabilmente sì, c'è stato un piano, perché poi qui l'Europa unita vi va bene solo quando ci sono i Maneskin all'Eurovision, capito? Per il resto no, tutti a dire che vogliono staccarsi con la Brexit, capito? 02 25 15 15 la sala polemica. Si intitola Cinema, la nuova di Samuel e Francesca Michelin. Tra l'altro la Michelin, se vi ricordate, no, siete un po' giovani. No, ci ricordiamo. Andò all'Eurovision Song Contest. Perché gli stadio rinunciarono. Esatto, perché quell'anno lì a Sanremo vinsero gli stadio, però probabilmente per sopraggiunti i limiti di età, a un certo punto basta, ma tra l'altro fece un giro.
tipo un mese prima. Un mese prima, una cosa in camper, sì, forse. Sì, ma solo ma... perché l'ho detto io, ma prima voi state ripetendo pappagallo. Infatti, vedi, Santarelli che non sapeva niente, sta zitto. Voi fate i fenomeni perché io, cretina, l'ho detto fuori onda. Scusatemi, a noi abbiamo stato anche al concerto degli Stadio. Ma di che parliamo? Cosa c'entra? Appunto, parlavamo della Michelin. Manco ascoltato, vabbè. Che l'edizione 2016 di Sanremo l'ho seguita da signor. Allora, 02 25 15 15. Barbara Sala International in the World vi porta in Qatar dove c'è Nicola. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Nicola, sì, benvenuto. Come ci segui dal Qatar? Che lavoro fai? Parola d'ordine. Con il telefonino, con l'app. Con l'app, ok, molto bene. RTL 105. Ah, è anche mia. Scusa, oh, bene. Se non l'avevo dimenticato, no, guarda, vi seguo da forse 40 anni, se non voglio esagerare, 40 anni fa c'eravate? Ma noi personalmente io no, io, no, sì, no, io no. Sì, ero beh, qualcuno di noi facevi la radio 6 anni, no, 6 anni, ecco, no, 3 al limite, ma avevo il pannolone, ecco. La radio non la parlavo molto, parlavo già molto, prendevo l'intro delle canzoni dello Zecchino d'Oro, ma non facevo radio. Ok. Allora, che fai in Qatar? Ce lo dici? Sì, 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 beh, lavoro per un'azienda nel settore petrolifero e abbiamo avuto una nuova commessa adesso e sono venuto a preparare, diciamo, tutto, a preparare la tavola, come si dice. Abbiamo, diciamo, costruiamo piattaforme per le stazioni petrolifere. È un'azienda di Ravenna molto conosciuta, abbastanza, abbastanza importante nel settore, dai. Ma senti un po', anche tu hai dovuto rispettare una quarantena arrivando nel paese? Come no? Porca miseria, nonostante ero vaccinato, perché io vengo da Dubai mi hanno trasferito qui, e a Dubai mi ero vaccinato a dicembre con il Sinopharm, purtroppo qui non è riconosciuto, ma non sarebbe stato riconosciuto neanche un Pfizer, ognuno ha le sue regole. Ho dovuto fare una settimana in albergo, sì. Una settimana in albergo chiuso, e poi dopo sono uscito, cioè ho dovuto fare il tampone prima, poi dopo sono uscito normalmente. Ok, quindi la settimana di quarantena. Telefono che è verde, siccome qua si esce solo con un'app, con un telefono, con un'app sul con l'app Immuni, l'app Immuni della versione del Qatar che funziona meglio della nostra. Ah beh, sì, funziona meglio, sì, sicuro, ma sicuro, funziona, perché se ogni 2 settimane non vai a fare un controllo inizia a diventare gialla, che vuol dire che devi sottoporti al test, oppure diventa rossa e quindi non puoi andare da nessuna parte. Però fammi capire, Nicola, ogni 2 settimane ti fanno un tampone? Ogni 2 settimane... cioè il controllo in cosa consiste? Il controllo consiste che devi riempire un formulario, e ti controllano la temperatura, vabbè, e poi lo mettono nel sistema. Capisci? Vabbè, questo lo fa anche il mio barista quando è, cioè non ma non c'ha l'app il tuo barista. È fatto dalle autorità, però non è fatto da qui. No, capito, però il controllo della temperatura e il modulo firmato. Pensavo facessero i tamponi, ecco. No, i tamponi no, però sarà per chi è già vaccinato. Qui il vaccino sta andando alla grande, infatti adesso il mio Sinopharm, quello che ho fatto cinese, sta per scadere, quindi a giugno mi faccio il Pfizer. Ti rivaccinano, diciamo. Molto bene. Mi devo rivaccinare, sì. Grazie mille. Io chiamo Fini Maneskin, però va bene, dai. Sono troppo forti, questo, anche se ho 59 anni, sono. Ieri mi sono commosso per loro, pensa. Sì, ma te l'ho detto, sono trasversali. 3 o 4 anni fa cantavano in strada questi ragazzi, però, adesso sono in cima al mondo. Prima di arrivare a X Factor, di fatto erano. Si esibivano in piccoli locali e talvolta per strada. Grazie Nicola, un abbraccio. Arrivederci. Ciao. Andiamo da Mita, da Milano. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno. Come ci segui? Parola d'ordine. Allora, RTL anche mia. E in questo momento sono fuori con il cane, per cui vi seguo al telefonino. Ok. Dici. Però di solito in macchina, a casa, in TV, ovunque. Vai Mita. Io sono una nonna, e conosco i Måneskin da X Factor, mi sono piaciuti subito e mi sono anche piaciute le loro canzoni successive, quindi sono veramente molto molto contenta che abbiano vinto ieri sera. Una nonna rock, ci fa piacere.
Dai. Anche perché se ti ricordi, appena arrivarono alle audition sul palco di X Factor, un po' come accadde con Anastasio, sempre X Factor, venne giù il teatro. La gente è impazzì appena vide i Maneskin e io sul mio divano mi strappai tutti i vestiti. Già. Non so tu, Mita, ma c'è io una ho documentazione fatto così. C'è fotografica. C'è la documentazione, ho dovuto... sì, c'è un verbale dei vigili sì. urbani. Ma ero a casa che poi andò sul balcone. Ho coperto gli occhi a mio figlio, ma io sul avevo balcone, importunando gli altri condomini. 0225 1515, questo è Non Stop News, state lì. Tra poco raggiungiamo Monica, già collegata con noi. C'è un punto però. Sì. L'anno prossimo il nostro paese ospiterà la porca miseria. Allora adesso è un casino. Subito gli appalti. Apriamo subito gli appalti, no, le gare truccate. Una cosa seria. Subito. Cos'è, un'inchiesta preliminare? No, è che ieri ho visto un film di Zalone, quindi sono nel mood. Sono nel mood. Bisognerà a un certo punto fatelo parlare perché trovare anche una location. Allora io faccio un appello, sindaca o sindaco, non lo so, di Vigevano. Sindaco maschio, Andrea Ceffa. Andrea, è il tuo momento. Fatti avanti. Ecco, ce l'avete un'arena. No, infatti, sindaco Ceffa, il nuovo palazzetto. Adesso c'è tutto un progetto per buttare giù il vecchio il Pala Basletta e costruirne un altro. Sì. Il palazzetto, quello nuovo sulla circonvallazione, quello che sembra un bidet. Non lo dico io, lo dicono gli altri. Sì. Possiamo in grado, me ne faccio carico io, di organizzare l'Eurovision Song Contest 2022 al palazzetto di Vigevano. Vuoi collegare qualcuno della Proloco o ti basta così? No, non lo so. Adesso, se no lo facciamo in castello, nel cortile del castello. Va bene, ci sindaco. Pensiamo, dacci le planimetrie. O nel giardino della sala, che più o meno è grande quanto l'arena di Rotterdam. Andiamo da Monica? Buongiorno. Sì, pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Barbara, io sono con te. Nel senso che anche tu sei di Vigevano? No, nel senso che c'hai gli ormoni per Damiano. No, sono di Milano. Ah, ok. Monica, come ci segui? Parola d'ordine. Allora, RTL è anche mia. E niente, vi seguo dalla radio. Ho appena finito di far colazione e la prima notizia che ho sentito alle 5 quando mi sono svegliata era la vittoria dei Maneskin, quindi per me è stato bellissimo. Ieri sera li ho visti, continuavo a girare il canale perché mi interessavano loro, vabbè, magari si trova un gruppo che era o un cantante che poteva anche un pochino piacermi, diciamo. Guardavo un pezzettino, poi giravo perché aspettavo i 24esimi che erano loro. Tra l'altro non hanno neanche cantato tardissimo. Quando io ho visto anch'io l'elenco, ho detto cantano 11:30. Sì, più finito. O meno. Ecco. E il problema è stata la manfrina del televoto, che è stato decisamente lungo. Io quello non l'ho seguito perché poi sono crollata. Però hanno fatto un'esibizione spettacolare, veramente. Sì, poi con quelle salopette lì. Mistica, guarda. Ma se ci vestiamo così anche io e Santarelli. No, fate ridere. Ma no, ve lo dico con affetto. Ma come io se mi vestissi? Ma no, ma è così. Grazie. Perché certe cose devi innanzitutto saperle portare. Lì è proprio un discorso di immagine. Luigi, ce l'hai una canottiera? Come i Rama? Sì, ma non è la canottiera. Dici domani? Loro, però. Non è. No, scusate, la canottiera troppo forti. Guarda, questa mattina fa siamo quel in che forma, si può, Monica, guarda, anche senza pettorali. No, scusate, se dite canottiera, io e Monica pensiamo ai Rama, però non pensiamo ai Maneskin. Un pochino anche Damiano è nudo, cioè, non so come dire. Damiano è nudo, Ethan non si vedeva più, aveva tutti i capelli davanti. Mamma mia, anche quello, guarda. Che sì, modo. Anche lui ha il suo bel perché. Sì. Monica, però è vergognoso tutto questo perché potrebbero essere i nostri figli. Sì. Volevo sì, potrebbero dirvelo, essere però. Tranquillamente i miei figli, anche perché io ho 57 anni, ho già 3 nipoti. Ecco, quindi... ecco, a posto siamo. Quindi è vergognoso. Bene, sì. Vergogniamoci, Monica. Esci da questo corpo, pentiti. Oh, un esorcismo, Monica, in diretta. Ti salutiamo, ti auguriamo una buona domenica. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao Monica, poi il numero di Barbara, se vuoi, è 347. Ma smettila, non è quello. Okay. Attenzione, io andrei un attimo al social corner da Loni perché purtroppo celebriamo i Maneskin, ma dobbiamo capovolgere la classifica. Ragazzi, all'ultimo posto, al 26esimo, è arrivato il Regno Unito. Con quanti voti? Ecco, questo è il problema. Zero. Zero. Non ha, ma manco da, no, perché da soli non si potevano votare. Non è piaciuto. No,
ma scusate, secondo me però i numeri che noi diamo, no, questo qui sia ad esempio 512 punti dei Maneskin in più rispetto sì. non sono 512 voti, secondo me c'è un criterio, cioè deve essere tipo un indice RT anche lì, no? Esatto, un algoritmo. Un algoritmo, prendono i dati e una fanno una ponderata, fai comunque quello del Regno Unito, poi se volete ci torniamo, non è neanche l'ultimo dei Pirla, perché è il fratello di John Newman, il pezzo è anche bello, sì? Sì, così sì. ti impari a uscire dall'Unione Europea. Tiè. Ci sono i poli. Walking on the Moon, Police, RTL 102.5, sono le 6.56, ce la chiacchieriamo con voi allo 02.25.15.15 nella nostra prima ora, poi arriveranno anche tutti i nostri ospiti. Stamattina non so se non va l'impianto di condizionamento qua, ma dai, c'è vabbè, un caldo ragazzi, adesso mi sventolo tutta. Arrivo io a sventolare? Ma in qualità di lo schiavo, perché no, ragazzi, massimo lo schiavo, siamo in perché onda, no. Vi ricordo. Chiedo scusa. No, non siamo più nel fuori onda. Okay. Mamma mia. Amici. Mamma mia. 02 25 15 15. C'è Enrico a Brescia, buongiorno. Ciao, sono Enrico da Brescia, RTL è anche mia. Buongiorno, buongiorno. Allora, sono, diciamo, come italiano contentissimo in prima cosa che hanno vinto i Maneskin. E poi anche per la musica italiana, perché all'estero, come dicevo i vostri colleghi, conoscono solo Zucchero, la Pausini, Bocelli, cioè a livello internazionale secondo me questa è una rivalsa del rock italiano, anche se io non sono giovanissimo, però seguo anche gruppi emergenti, insomma, come i Maneskin e altri gruppi. Ma li segui bene i Maneskin? Cioè li conosci bene? Li conosco, diciamo che da quando ho iniziato a fare, diciamo, io seguo molto una trasmissione, non so se posso dirlo, X Factor, diciamo che seguo la musica in generale, diciamo, ecco. Quindi sei contento, ma tu hai visto tutta la serata ieri o non so, devi recuperare dei pezzi? L'ho vista tutta la serata, tutta l'ho vista, e sinceramente la cosa l'unica che, se posso dirlo, che anche se Malgioglio non si spogliava era meglio. Anche se Malgioglio non si, io non si spogliava, io non l'ho visto, ha fatto dire, non è che si è spogliato, insomma, aveva delle calze, dei calzoncini, però è stato molto simpatico, devo dire, molto simpatico. Scusate, al di là della simpatia, anche la competenza musicale di Malgioglio, perché quando si è esibita la francese, voilà voilà voilà, che a me non è piaciuta particolarmente perché io ero lì con le caldane per i Maneskin, ma e quello è un genere di musica decisamente più raffinato e colto, Malgioglio ne ha fatta un'analisi citando Edith Piaf, altre cose, Lavanoni che io non avrei mai neanche immaginato, non c'è dubbio, è estremamente competente. No. Senti, ma al di là dei Maneskin, niente da dire. Ok, ti sono piaciuti degli altri pezzi? Ma sinceramente mi è piaciuto il gruppo della Lituania. Allora, quelli della Lituania sono quelli con la cantante con i capelli verdi, mi sembra. Così, no, che c'aveva il piumaggio verde. È piaciuta molto, esatto, anche quella con il tipo il liuto, il flauto, la canzone della foresta. Esatto, sì. Mi è piaciuto quel gruppo lì, diciamo. Cosa ridi, Santarelli? È un'analisi musicale la mia, cioè. No, il piumaggio è la cosa che è rimasta di più. Enrico, ti salutiamo così, secondo grazie, te. Grazie, è stato un piacere. Aspetta, aspetta. Ti saluto con una domanda. È giusto secondo te che il proprio paese, cioè ciascuno non possa votare per il rappresentante del proprio paese? Ma guarda, io lo ritrovo giusto, perché secondo me se una nazione ha pochi, diciamo un numero di popolazione basso, c'è un gruppo forte, non può essere a paragone di, non so, di una Francia, di un Inghilterra, è vero questo, Enrico, è io vero. Io penso che sia giusto questo. È vero, e poi naturalmente in questo modo tu riesci a misurare il sentiment europeo che va fuori dai tuoi confini. No, ma è estremamente seria questa cosa. Grazie mille Enrico per aver chiamato, salutaci Brescia. Grazie. Ciao Enrico, grazie a tutti per averci chiamato, grazie anche a David Bella e Roberto Bazzani in regia, adesso linea a Max Vigiani, tutte le ultime. Domenica 23 maggio 2021, la prima radiovisione italiana è con voi, RTL 102.5, Roma e Milano, Barbara Sala, Enrico Galletti, Massimo Lonigro al Social Corner, dalla capitale Luigi Santarelli, ci hanno raggiunto in regia a Milano anche Pio Ingegno e Gigi Resta, come ogni mattina andiamo in edicola, diamo uno sguardo ai quotidiani. Di questa mattina commentiamo i titoli insieme al nostro Davide Giacalone. Davide, come stai? Buona domenica. Buongiorno, molto bene, spero anche voi e tutti quanti. Benissimo, benissimo. Contenti della vittoria dei Maneskin, avremo modo di parlarne anche più avanti nell'indignato speciale dalle 9 del mattino. Partiamo, Davide, dalla prima pagina della Repubblica. Governo diviso sugli appalti. Landini, CGIL dice scelta indecente. Domani vertice a Palazzo Chigi, il segretario della CGIL appunto dice le norme sui subappalti ci portano indietro di 20 anni. È così, Davide?
Ma insomma, se bella domanda sarebbe, ma vent'anni fa funzionava, perché se vent'anni fa funzionava si può benissimo tornare indietro di 20 anni, e negli ultimi 20 anni non ha funzionato. In realtà no, non funzionava 20 anni fa, quello a cui si riferisce Landini è un'altra cosa. Allora capiamoci, le norme, gli appalti si danno per realizzare delle opere, non si danno per cercare di trovare la strada per la santità e neanche quella per pareggiare il bene e il male in questo modo, per realizzare delle opere. Io chiamo una ditta perché ho bisogno di realizzare una finestra e pago per avere la finestra, non è che la pago per, cioè, vi pago perché così ci dimostrate che siete bravi a fare altre cose. A me serve la finestra, l'appalto si fa per quel lavoro. Quali sono le regole per gli appalti? Gli appalti, una delle questioni che si crea è quella di dire: dobbiamo controllare che tutto sia nella legalità, altrimenti si infiltrano negli affari pubblici, perché naturalmente gli appalti pubblici sono molto più ricchi di quanto non possano essere la mia finestra, la criminalità organizzata. E no, calma, voglio dire, il controllo di legalità aspetta la giustizia, fai funzionare la giustizia. Perché se non fai funzionare la giustizia, non si sa mai chi è il mafioso e chi è il criminale, ma il controllo di legalità deve trasferirsi nell'assegnazione dei lavori. Facciamo prima, stiamo senza finestra, almeno ci risparmiamo la brutta figura di appaltare delle opere che poi non vengono fatte. Quindi non è quella la sede. Ma l'altra obiezione che viene per esempio dal fronte del sindacato è: ma se si assegnano le opere da realizzare a chi offre le condizioni migliori, cioè a chi ti fa pagare di meno, per esempio io posso scegliere a chi far fare la finestra dall'artigiano che la fa secondo il mio gusto, pago di più, oppure mi serve semplicemente la finestra, quindi chi è che me ne fa la finestra facendomi pagare di meno? E cioè, se ragioniamo in questo ultimo modo, va a finire che non vengono poi rispettate le norme sindacali sulla sicurezza del lavoro, sul rispetto. E quello un'altra volta è un controllo di legalità, però. Non è che io, per garantire il rispetto delle norme, devo necessariamente buttare via i soldi del contribuente. Io devo cercare di risparmiare i soldi del contribuente, avere, diciamo, delle opere a un prezzo regolare e al tempo stesso avere un altro cosa che paga il contribuente, cioè la legalità, in questo caso sulle norme del lavoro, la sicurezza, eccetera, eccetera, che funzionino. Non sono due cose in alternativa, non devo pagare tre volte la stessa cosa. Infine, trovate sulla Stampa un'interessante intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, il quale, tra le altre cose, dice a proposito degli appalti, qui bisogna adottare il codice europeo. È bravo, giusto, giustissimo. Buttiamo via quello che non funziona. In Italia usiamo il codice d'appalti europeo come si usò a Genova, solo che quando lo si usò a Genova la Lega negava questo, Salvini negava questo, il commissario e sindaco di Genova Bucci ce la mise tutta per dire: guardate che l'unica cosa in deroga è stata la localizzazione, che non doveva essere scelta perché il ponte purtroppo era crollato in quel posto e doveva essere rifatto in quel posto. Per il resto noi siamo stati nelle regole, non è che le abbiamo tradite le regole, giusto, perché erano le regole europee. Quante volte l'ho sostenuto e quante volte mi sono sentito ripetere da esponenti della Lega: no, non è vero, non è vero, non serve il codice appalti europeo. Oggi il leader della Lega dice: serve il codice appalti europeo. Spero che tutti gli esponenti, i tifosi, i legittimamente amanti della Lega abbiano sturato le orecchie e apprendano che serve il codice appalti europeo, letteralmente detto da Salvini. In questo dobbiamo seguire l'Europa. Evviva, non tempestivo, ma evviva. Un po' di titoli prima di andare con la viabilità e tornare poi in rassegna stampa da Davide Giacalone. Il Fatto Quotidiano, pieni poteri, e un'immagine, un fotomontaggio in realtà di Mario Draghi, prestigiatore con delle carte e un cilindro in testa. Metodo Draghi, bozze last minute ai ministri, fa tutto lui, abracadabra in CDM. E poi La Verità, Suor Letta vuole le donne prete, non pago dell'uscita surreale sul fisco, il segretario Dem si butta pure sulla teologia. Sono stato a Lourdes, lì ho capito che anche per la Chiesa è arrivato il momento di aprirsi e valorizzare il contributo femminile, fino a pensare al sacerdozio. Poi ti soleticava Davide, o era semplicemente un raspino in gola quello che hai avuto? Perché se vuoi dopo ci torniamo. Libero, immigrati, sondaggio Verità, via la cittadinanza a chi delinque. Il 51% degli elettori del PD è favorevole a rimandare al proprio paese lo straniero che commette reati.
E poi il manifesto di Letta e di governo. Il leader del PD insiste nella sfida Draghi sulla tassa di successione per i super ricchi. Solo in Italia è un'eresia. Tra poco ancora rassegna stampa. Davide, la prima del Sole 24 Ore. Licenziamenti, l'inganno di Orlando, decreto sostegni bis, il blitz sulla proroga del blocco portato dal ministro al Consiglio dei Ministri. E poi a fondo pagina l'Ecofin, patto stabilità nel 2023, a luglio la tassazione climatica. A te. Allora, non c'è da scommettere che questo titolo sia l'esatta realtà, benché sia, beh, il titolo è corretto, perché questa è l'indicazione dei ministri economici e finanziari dell'Unione riunitisi ieri, e cioè del ritorno al patto di stabilità nel 2023. Io credo che da qui a quel 2023 il patto di stabilità sarà in parte modificato. Cos'è il patto di stabilità? Sono, diciamo, i parametri, i binari entro i quali deve correre il bilancio di ciascuno dei paesi dell'Unione, ed è giustissimo che ci siano dei vincoli. Spero che, con analogo ritardo relativo al codice appalti, anche su questo se ne accorgano tutti, perché è il mondo dell'ovvio. Non esiste la possibilità di avere bilanci fuori dalle regole. Non esiste. C'è qualcuno, qualche bislacco non pensatore, che pensa: siccome sono lo Stato e sono sovrano, detto io le regole. Che detti le regole? Siccome sei sovrano dici bistecca per tutti, contorno solo vegano. Che vuoi? Ma se non ce le hai le bistecche, non è che sei sovrano e le distribuisci. Allora, questo è importante però sapere, che prima o dopo noi a quelle regole si torna. Prima o dopo ai vincoli si torna. Ed è normale che sia così, ma questo significa che l'Italia dei ristori chiude con il decreto dei 40 miliardi e da ora in poi, ed era la discussione sugli appalti, da ora in poi ogni centesimo lo metti dove produce ricchezza, perché se no nel 2023 su un diverso patto di stabilità, e fosse anche nel 2024, sarai nei guai seri. Questa è la ragione per la quale continuiamo a ripetere: le forze politiche non parlino di altro, perché stiamo prendendo impegni che coprono abbondantemente la prossima legislatura, e per questo serve un linguaggio di coerenza e ragionevolezza. Davide, andiamo sulla prima della stampa. Salvini: azzeriamo il codice dell'appalto, degli appalti. All'interno troviamo le notizie che hanno a che fare con il Copasir. Stallo tra Lega e Fratelli d'Italia, no del Carroccio sul nome Urso, il candidato proposto da Giorgia Meloni è accusato di essere vicino all'Iran. La stessa notizia la troviamo anche sul Corriere, che apre però con questo: sfida sui vaccini in vacanza, sì di Piemonte e Liguria, Figliuolo studia l'ipotesi ma solo per periodi lunghi. Dicevamo del Copasir, all'interno la Lega e i rapporti tra Urso e l'Iran, i veleni sul rinnovo del Copasir, il caso della società di consulenza, la replica, tutto corretto, e sul sito del Senato. Allora, brevissimo riassunto delle puntate precedenti: il Copasir è un comitato parlamentare e controlla i servizi di sicurezza, esercita una funzione di controllo sui servizi di sicurezza. La norma stabilisce, anche il costume buono, saggio parlamentare, stabilisce che la presidenza del Copasir va dall'opposizione, a un esponente dell'opposizione, perché per l'ovvia ragione che ovviamente li governa il governo, cioè la maggioranza, e il controllo lo fanno gli altri, se no. Era presidente fino a qualche giorno fa un esponente della Lega, che quando è stato eletto era un esponente dell'opposizione, nel frattempo è diventato un esponente del governo, nel senso della maggioranza di governo, e quindi la necessità di cambiare. All'opposizione c'è Fratelli d'Italia, che sarebbe nell'alleanza del centrodestra insieme alla Lega, hanno proposto un loro parlamentare, Urso, e dice: no, Urso non va bene perché è filo iraniano. Alt. Raramente, diciamo, se suscitano in me tanta antipatia come i filo iraniani, i filo russi, i filo cinesi, lasciamocelo perdere. Ma non è che il presidente del Copasir detta le linee della sicurezza in Italia. Deve semplicemente controllare. È del tutto ovvio che se io assegno un ruolo di questo tipo a un esponente dell'opposizione, e lo assegno a qualcuno che non condivide la linea politica del governo, se no non sarebbe l'opposizione. E quindi è ragionevole che ci siano diverse cose sulle quali la maggioranza si trova in dissenso con il presidente del COP. Ma lui lì
coordina, manco lo fa personalmente, coordina il controllo, punto e fine. Mica deve dare l'indirizzo, mica dice adesso siccome c'è il presidente filo iraniano il Copasir diventa filo iraniano, ma neanche per idea, perché tanto gli ordini li danno da un'altra parte. Semmai il problema grosso è, mi pare, dentro il centrodestra. C'è una cosa sulla quale sono uniti, a parte la voglia di vincere, ma c'è una cosa sulla quale hanno una posizione, i tre partiti, che coincide. Perché se sulla, anche su questa roba qui, prima è stata la fatica per far dimettere l'esponente della Lega e adesso c'è una levata di scudi contro l'esponente di Fratelli d'Italia, noi tutti cittadini italiani cerchiamo di esercitare la memoria e la ragionevolezza, e la prossima giro quando si presenta dicendo a voi sembra di no, ma noi siamo molto uniti, dice, sì, a me sembra effettivamente di no. Dalla prima pagina del giornale la fotonotizia dedicata a Rocco Casalino, vendite deludenti per il libro del portavoce di Conte, scrive il giornale. Casalino voleva vendere più di Obama, ma la Meloni lo batte in una settimana. L'apertura dedicata al reddito di cittadinanza, spreco continuo, scrive il giornale. Reddito clandestino, assegno revocato a 177 immigrati di una tendopoli, bonus già tolto ad una famiglia su tre, nuova rissa intanto tra Matteo Salvini ed Enrico Letta, e poi fisco, italiani spiati da 161 banche dati. Più in basso, ne parlavamo poco fa, via ai vaccini a domicilio, lite sulle dosi in vacanza, regioni ancora in ordine sparso. Dalla prima pagina del Messaggero, ITA, parliamo dell'ex Alitalia, è pronta a decollare con il via libera dell'Unione Europea. C'è un accordo informale tra il Tesoro e la commissaria Vestager, si parte con 4.500 dipendenti. Poi l'intervista al ministro per il Sud, Mario Carfagna, investire sulle aree interne, aiutiamo il centro Italia. Tra pochissimo ancora torna Davide Giacalone, prosegue la rassegna stampa, torniamo in edicola, piccola pausa, ma vi aspettiamo tra poco. Andiamo ancora da Davide Giacalone per la rassegna stampa. Pagina 10 del Corriere, Davide, andiamo nel mare Adriatico, si torna a parlare di trivelle, perché poi ieri ci sono state anche alcune dichiarazioni del ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, dice, rispondendo alle polemiche, non le ho autorizzate io, non si tratta di nuove trivelle, erano tutte già lì. Sì, l'Italia, l'avevamo detto anche in passato, è l'unico paese al mondo in cui trovare il petrolio è considerato una disgrazia. Normalmente altrove, quando dice ho trovato, che hai trovato il petrolio, come dire, hai avuto una botta di modello super enalotto ieri centrato. Da noi invece è una sfortuna, perché dice poi bisogna estrarlo, bisogna fare la trivella e dovessero i pesci lamentarsi. Ora, a suo tempo, quello che oggi è il ministro Roberto Cingolani era stato indicato anche da Grillo come uno dei nostri, uno che la pensa come noi, e tra quelli che la pensano come noi c'era il no tutto, no triv, no tav, no tap, no. E si sono fatte tutte queste cose. Si sono fatte tutte queste cose perché erano regolari, e come dice oggi il ministro Cingolani, questa è la legge e i provvedimenti amministrativi vanno finalizzati. Com'è che fino adesso si era discusso senza arrivare a conclusione? È perché i provvedimenti amministrativi che rispettano la legge, e se tu non mi dai l'autorizzazione ti porto in tribunale e ti faccio condannare, venivano fermati. Che è esattamente la ragione per cui l'Italia rimane ferma, perché un provvedimento amministrativo può rimanere fermo ad libitum per un tempo indeterminato. È finita questa stagione, che bello, che finisca a cura degli stessi che l'hanno voluta creare e consolidare, fa parte delle cose divertenti della vita. Pagina 16 del giornale, Davide, andiamo a Milano. Il manager e la stagista narcotizzata e stuprata, almeno altre 5 vittime. Arrestato il dirigente Global Pharma, nel suo telefono foto di ragazze nude, il jeep dice è seriale. Poi la difesa e i militari, l'uomo ha raccontato che la giovane 21enne lo ricattava. Allora, questo è molto meno divertente. Con ogni probabilità le cose stanno così, con ogni probabilità sembrano esserci notizie e elementi schiaccianti avverso questo signore, questo cittadino italiano. Però ci fosse uno sui giornali di oggi, uno da qualche parte nascosto, che si fa venire il dubbio che, esistendo il diritto, non puoi sbattere in prima pagina la foto di uno, perché tra l'altro c'è già lo psichiatra che ha fatto, non l'ha incontrato, non ha letto niente, però già un uomo narcisista e maligno con l'ossessione di dominare, fate curare lo psichiatra, cioè super manager finto 007, scusate, ma se era finto 007 non c'era bisogno di aspettare che una ragazza lo denunciasse per stupro, forse qualche cosa potevate dire. Leggo l'incipit di un articolo: aveva capito di essere in trappola, aveva provato a inquinare le prove e screditare la vita, i carabinieri lo hanno arrestato per violenza
violenza sessuale, sequestro di persone e lesioni aggravate. Uno, ce ne fosse uno che dica, lo aspettiamo il giudice, non quello delle indagini preliminari, il giudice della causa. Io una notizia simile, cioè, cosa significa? Una notizia simile non bisogna darla. Certo che bisogna darla. Bisogna darla con questa chiave. Abbiamo la notizia che è stato arrestato una persona con un diluvio di prove contro di lui. Pertanto chiediamo che venga portato al più presto in giudizio, visto che le indagini non le dovete fare, ci avete un profluvio di prove. Avete raccontato a tutti i giornali che avete una montagna di prove per inchiodarlo. Adesso lo portate davanti al giudice e lo consegnate alla sua meritata galera. Intanto consegniamo questi giornalisti alla meritata riflessione su: ma che mestiere fate? Copiate le cose di procura o qualche volta pensate anche? Guarda, su prove e meritata galera, però con un taglio decisamente diverso, dobbiamo affrontare questo anniversario, l'anniversario della strage di Capaci, attentato del 92, ricorre oggi l'anniversario esatto, il ricordo di Falcone oggi è su parecchi quotidiani, noi andiamo sulla Stampa, pagina 8, ci sono due pagine su questo: corvi, dossier, soffiate, i mali eterni della giustizia, la memoria di Falcone, il giudice ucciso dai boss nell'attentato del 92, lottò sempre per la magistratura indipendente, a distanza di 29 anni dalla sua morte, il caso Amara riapre il dibattito sui conflitti dentro il CSM. Sì, purtroppo anche per persone di particolare caratura, come certamente fu Giovanni Falcone, le ricorrenze portano necessariamente alla retorica, al ripetersi, però anche qui segnalo che in tante parole, sempre di circostanze, eccetera, si trascurano puntualmente due dettagli, due cosucce. Giovanni Falcone era per la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudici. Era per la separazione delle carriere, cosa a cui la magistratura ancora oggi si oppone quasi come un sol uomo. E secondo dettaglio, Giovanni Falcone fu sconfitto, fu isolato, ma non dai poteri, non dalla mafia, dai magistrati. Si candidò anche al Consiglio Superiore della Magistratura, non fu votato quasi da nessuno, non fu eletto infatti. Gli negarono i ruoli apicali nel gestire le indagini. Questa è se tu nascondi questo, se nascondi questi elementi, che era per la separazione delle carriere e che morì isolato dai magistrati stessi, quanti partecipano a queste false commemorazioni senza memoria? Qualche volta un pizzico di orrore di se stessi, o sono tutti Gastone? Però comunque la retorica in ogni caso serve comunque a preservare la memoria, insomma è qualche un dibattito... qualche volta la inquina. Dipende, ecco, esatto. La diciamo che okay, dipende da che tipo di dibattito parliamo. Davide, esatto. Allora andiamo nelle pagine interne della Stampa e torniamo a parlare di Medio Oriente. Lo scrittore israeliano Grossman dice: arabi ed ebrei insieme per difendere pace e democrazia. Per lo scrittore la situazione è orribile, scrive la Stampa. Il razzismo oggi è dominante in Israele, dice lo scrittore, siamo intrappolati. E racconta appunto di una manifestazione molto partecipata ieri a Tel Aviv, ovviamente di cittadini israeliani che protestavano contro il governo, contro il modo in cui è gestita in questo momento il conflitto, in questo momento, in questa stagione storica, il conflitto con i palestinesi, perché quella è una democrazia e la pace sarà a portata di mano, la pace sarà semplicissima quando in Palestina si organizzerà una manifestazione contro il movimento terroristico di Hamas, cioè quando si dirà: quelli non sono i palestinesi, quello è una fazione terroristica palestinese. Quando questo sarà organizzato, quando invece le organizzazioni di manifestazioni sono tutte quelle finanziate da un'organizzazione che si è potuta permettere di lanciare su Israele in questi giorni 4.000 missili che non si producono come le cartucce, diciamo così, in un sottoscala, fino a quando questo non succede la pace sarà molto più difficile. Andiamo a dare uno sguardo anche alle prime pagine sportive, ne dico la oggi, Massimo. Cominciamo come ogni mattina dalla Gazzetta dello Sport. Thriller Champions, questo è il titolo di apertura. Milan, Napoli, Juve, 3 per 2 posti e 50 milioni. L'ultima giornata è oggi, si gioca alle 20:45, le sfide decisive, tutte le combinazioni possibili. Anche il Corriere dello Sport ovviamente parla dei posti per la Champions, però al centro pagina ci porta verso l'incredibile Pilato, e questo è il titolo: a soli 16 anni fa il
record del mondo nei 50 rana, Benedetta, facendo un gioco di parole con il suo nome. E infine il GP di Monte Carlo, oggi il via alle 15, il titolo ancora della Gazzetta è Ferrari, Paul con il brivido, Leclerc fa il miglior tempo, poi sbatte. Grazie Massimo Lonigro. Abbiamo, guarda un po', ancora qualche minuto e quindi Davide, se permetti, sì, se permetti, così potrei chiederti di cose serie, potrei, non che questa non lo sia, potrei chiederti un'anticipazione dell'indignato speciale, ma io tornerei sul Papa Nero e sulle suore Eletta che è andato a Lourdes. Allora, l'abbiamo letto prima, è l'apertura che fa oggi La Verità, il Papa straniero e l'occhiello, Suor Letta vuole le donne prete, non pago dell'uscita surreale del fisco, lo leggeva prima Barbara, il segretario Dem si butta pure sulla teologia, virgolettato, sono stato a Lourdes e lì ho capito che anche per la Chiesa è arrivato il momento di aprirsi. Amen. A te. Questo, devo dire che non so se andarono a Lourdes o meno, sicuramente l'avranno visitato, comunque questa idea era già venuta al Concilio Vaticano II, diciamo, è storia quella della continua richiesta di apertura della Chiesa. Naturalmente la Chiesa è una la Chiesa cattolica, perché le Chiese cristiane sono diverse, sono molteplici, e in molte di queste delle Chiese cristiane, l'anglicana, esistono i pastori donne. Però non esiste la gerarchia del sacerdozio che dipende dal Papa, tant'è che i cattolici nella storia qualche volta creò dei problemi politici grossi quando per esempio si candidò alla presidenza degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, papisti, perché sei papista, perché il capo è il Papa e il Papa è la guida spirituale, eccetera eccetera, e i cattolici non hanno mai ritenuto che questo fosse possibile. Naturalmente con delle basi teologiche, a cominciare dagli apostoli. Sono fondate, non sono fondate, hanno ragioni i cattolici, hanno ragioni i protestanti. Quello che sfugge a molti cattolici italiani, e forse è sfuggito anche nelle parole di Letta, è che quando tu dici io sono cattolico, ma penso che, e aggiungi il costume delle chiese protestanti, tu forse non lo sai, ma tu sei protestante, non sei cattolico. L'altra possibilità è quella di essere cattolici, vivere nel silenzio questo proprio dissenso e manifestarlo per via gerarchica. Naturalmente già può essersi fatto prete, ma questo non era successo, è solo andato a Lourdes, almeno per il momento. Ma questa invasione di campo, entrare in questi ambiti, probabilmente ce lo aspettiamo da un uomo politico, da un leader politico italiano in questo caso, oppure dà quasi l'idea che tanto non mi ascoltano su altri fronti, ci provo su questo. Cioè, non lo so, tra Guelfi l'idea, e Ghibellini scelgo, visto che uno non mi ascolta, vado dall'altro. Sì, l'idea è quella di dire delle cose, di coinvolgere una fede della quale bisogna avere sempre rispetto, tutte, non alcune sì e altre no, in quello che è il luogo comune, o se volete il politicamente corretto, no? Che non ha minimamente senso, che non ha minimamente senso. Allora io dico delle cose a favore di vento, sperando di avere il consenso dell'opinione pubblica, ma lo dico nel mondo e nel posto sbagliato, e questo naturalmente mi porta a essere totalmente irrilevante, che è un brutto segno anche sul resto. Grazie a Davide Giacalone, ti ritroveremo a partire dalle 9 in studio a Roma per l'indignato speciale. A dopo, intanto buona radiovisione a tutti. Andiamo da Massimo per capire che si dice sul web, oltre ai Maneskin che abbiamo celebrato. No, per cortesia, è un momento storico. È un momento storico perché Internet Explorer. No. Sì, sì, doveva succedere prima o poi, ragazzi. Va in pensione, non sarà più un browser utilizzabile su Microsoft. Quello lì che continuava a girare. Io sono ancora in attesa che si carichi la pagina. C'è l'oroscopo. Buongiorno, Ariete, faticoso ma utile per chi studia, portarsi avanti per gli esami e le verifiche, per gli altri giornata positiva con amici e famiglia. Toro, avrete un filo di malinconia per le persone care che hanno problemi in questi giorni, notizie confortanti in arrivo. Gemelli, non vorrete fare nulla a casa, solo voglia di evadere, se avete già tutto a posto quindi uscite e divertitevi. Cancro, fate sport? Bene, così scaricate lo stress, modellate il giro vita stando all'aria aperta e la tintarella vi renderà anche più interessanti. Leone, l'amore più grande per molti di voi è quello con il vostro quattro zampe che vi dimostra un bene incondizionato. Vergine, la luna vi darà contro ma non vi disturberà, tranquilli, significa semplicemente che il partner
vorrà più attenzioni. Bilancia, lettere e messaggi inequivocabili in arrivo da lontano, anche a distanza di migliaia di chilometri qualcuno vi pensa intensamente. Scorpione, forse un amico è nei pasticci, ma voi saprete come aiutarlo trovando una soluzione che vi farà sicuramente onore. Sagittario, Venere sarà un pochino dispettosa con la dolce metà, mostratevi quindi più attenti, proponendo magari una serata divertente. Capricorno, Mercurio vi inviterà a fare nuove conoscenze, ad aprirvi al divertimento in compagnia, con un occhio però alle spese. Acquario, oggi sono favorite le attrazioni, i flirt, il corteggiamento, ma per quanto riguarda l'eros vi manca quel tocco in più. Pesci, Venere tenta di rovinarvi questo weekend, ma se con il partner l'intesa tiene, buttatela sulla passione. La linea passa di nuovo ai colleghi di No Stop News, non mi resta altro che augurarvi una buona domenica. Firmato da Adele Procasca. E grazie a Fabiana Viola, la voce dell'oroscopo di Adele Procasca. Tornerei su Internet Explorer perché io, essendo insomma un po' della vecchia guardia, col ci Commodore sono... diciamo. No, Commodore lo dice a tua sorella. In ogni caso sono un po' affezionata. Ma ci credo. Allora, dal 15 giugno 2022 non sarà più disponibile Internet Explorer, quindi insomma adesso dedichiamo un momento anche per ricordarlo. Andate lì, aprite il browser, ci rimanete per circa mezz'oretta perché quello certo. È il tempo che richiede. Però insomma lo ricorderemo, era tanto buono. Dai, andate nelle vostre case, abbracciate il vostro computer, date loro un bacio. E non a caso prima abbiamo parlato con Massimo Lonigolo, Social Corner, di Internet Explorer, per in qualche modo introdurci al magico mondo del web, perché non so se ve ne siete accorti, ma da un anno a questa parte abbiamo dovuto tutti prendere confidenza con strumenti e terminologie che fino a poco tempo fa non conoscevamo. Zoom, chi se lo filava Zoom un anno e mezzo fa, pre-pandemia? Tutto questo perché causa Covid in molti hanno dovuto attrezzarsi, molte aziende hanno lasciato a casa i dipendenti in smart working, home working, remote working, chiamatelo come volete. E questa grande attività sul web ha dato modo a tantissimi hacker di entrare nei nostri computer, nei nostri device privati, ma anche quelli delle aziende, con dei rischi e dei problemi notevoli. Noi vogliamo però parlare di come fare per proteggerci con Nicola Mugnato, esperto in cybersicurezza e fondatore di Giala. Adesso ci spiegherà bene che cos'è questo progetto. Buongiorno dottor Mugnato e benvenuto. Buongiorno a tutti, salve, buongiorno. Eccoci, buongiorno dottore. Allora, abbiamo parlato di quanto siano aumentati gli attacchi informatici, che per tanti di noi sembrano quasi ricordare il film Matrix, no? Un qualcosa di assolutamente incomprensibile, ma che poi in realtà diventa, purtroppo per tante persone, molto concreto. E diamo qualche numero per capire quanto sia aumentato questo fenomeno e soprattutto parliamo di questo progetto, cioè qualcosa si può fare per difendersi da questi attacchi. Assolutamente sì. Beh, in generale gli attacchi informatici sono aumentati negli ultimi anni circa del 91% solo in Italia. Tra l'altro poi l'utilizzo dello smart working, l'introduzione dello smart working e questo utilizzo massivo dei sistemi informativi che è stato fatto da parte delle aziende in questi ultimi anni ha sicuramente ampliato il campo a questo tipo di attacchi. In generale il rapporto Clusit, che è l'Associazione Italiana della Sicurezza Informatica, riporta che ogni 5 ore c'è un attacco serio informatico in Italia. Serio significa meritevole di registrazione, quindi non consideriamo per esempio tutti i piccoli attacchi di tipo ransomware, tipo quelli che ci chiedono i riscatti per rilasciare i computer che vengono cifrati. Di conseguenza questa tendenza è sicuramente in aumento. E poi ci sono dei casi eclatanti come quelli degli Stati Uniti di qualche settimana fa, in cui un semplice ransomware è riuscito a bloccare un oleodotto di vitale importanza per lo Stato. Posso chiedere una precisazione? Questo tipo di attacchi è quello in cui blindano, se ho capito bene, blindano tutta l'attività dell'azienda e chiedono dei soldi in cambio per farla ripartire. Esattamente, in realtà cifrano solo i dati dei computer, non tanto i programmi, mm-hmm. ma ovviamente in questo modo bloccano l'attività certo. operativa dell'azienda. E è un, come dire, fa parte di quegli attacchi non mirati, ma semplicemente mm-hmm. a tappeto che vengono certo. lanciati su internet e che però purtroppo hanno un effetto
devastante, perché la gran parte delle aziende, comunque delle associazioni, anche noi stessi come cittadini siamo esposti a questo tipo di, certo, diciamo, di malware. E questo ci ricorda, no, quanto sia importante investire in sicurezza e quanto sia importante farlo soprattutto con ancora più decisione per quelle aziende che utilizzano e lavorano con i dati personali, con i dati sensibili degli utenti. Da dove si parte per equipaggiarsi bene contro questi attacchi? L'approccio, diciamo, migliore è ovviamente quello di fare un'analisi del rischio, quindi valutare quali sono le minacce che ci possono in qualche maniera colpire e sulla base di questo definire le appropriate contromisure da poter adottare. In generale non bisogna essere Fort Knox, ma dall'altro lato nemmeno la casa dei tre porcellini, ecco. La casa di baglio, di legno dei tre porcellini. Che con un soffio viene giù. Sì. Dottore, io ho anche questa domanda. Spesso capita, magari scorrendo anche nella home di Facebook, alcune catene che dicono: attenzione, sta girando un'email, un SMS in cui si dice che bisogna confermare un pagamento, insomma c'è un link da cliccare. Allora, effettivamente spesso sono abbastanza riconoscibili perché poi sono scritte anche in un italiano, insomma si vede che c'è un traduttore automatico, ma effettivamente anche questi sono, magari non sono attacchi hacker così complessi, così insomma studiati, però comunque anche quelli sono un pericolo. Come facciamo a riconoscerli? Ma questo è proprio il tema fondamentale, è quello dell'awareness, cioè della formazione e della competenza che tutti noi dobbiamo in qualche maniera acquisire per riuscire a riconoscere questo tipo di attacchi. In generale nessun link in una mail va cliccato, a meno che non sia veramente una riconoscibile dal punto di vista, diciamo, io ho appena eseguito la registrazione nella mia banca, mi chiede di cliccare per conferma, lo faccio, ma se mi arriva in maniera completamente estemporanea assolutamente non lo devo fare. È un po' di competenza che tutti noi dobbiamo in qualche maniera acquisire. Certo. Ed è tra l'altro il punto debole di gran parte degli attacchi, perché sfruttano quella che si chiama debolezza umana. Noi stiamo tendenzialmente, crediamo e ci fidiamo degli altri. Sì, sì, in sì. Questo mondo purtroppo non è facile. Partendo anche dal presupposto che quelle che sono comunicazioni importanti, no, poi tendenzialmente non arrivano via mail, ma soprattutto non richiedono, no, la presa visione, la conferma in nessun modo. Grazie a Nicola Mugnato, esperto in cybersicurezza, ospite questa mattina di RTL 102.5. Buon lavoro e buona domenica. Grazie, altrettanto. Oh, comunque volevo dirlo che quella cosa che ho chiesto, sì, prima a lui dei tre porcellini, no, dell'azienda blindata e del riscatto è successa anche ad una radio di Novara per cui io lavorai tanti anni fa, radio bloccata in mano agli hacker per un attacco hacker. Sì, hanno chiesto, no, no, certo. Dal 1969 su RTL 102.5, quasi in chiusura della seconda ora di Non Stop News. Prego Barbara, la sento mormorare con i registi qualcosa? No, niente, è irripetibile. Irripetibile. Che è? Si può dire. Allora, tra poco, nella prossima ora avremo tante interviste, naturalmente verranno a trovarci molti ospiti, parleremo di sport, di Formula 1 e poi parleremo anche di matrimoni, perché ci sono notizie che a tratti fanno anche sorridere. Sì, si può ballare massimo 15 minuti, ma ormai chi li regge più? La nuova canzone di San Giovanni si intitola Malibu, premio delle radio, all'ultima edizione di Amici, consegnato tra l'altro proprio a San Giovanni dalla nostra Federica Gentile. San Giovanni che è passato a trovarci pochi giorni fa, fate un salto su RTL 102.5 Play o scaricate l'app e trovate tutta l'intervista insieme ai podcast di RTL 102.5. Prosegue Non Stop News fino alle 9 del mattino, Barbara Sala, Enrico Galletti, Massimo Lonigro da Milano, Santarelli da Roma. E sapete, insomma, il momento è quel che è, come ogni mattina, l'almanacco del giorno di Barbara Sala. Apprezzo questa presentazione un po' più sobria del solito. Oggi, 23 maggio, buon compleanno ad Andrea De Logu, conduttrice TV, era 39 anni, Andrea, auguri. Poi Rubens Barrichello, poi parleremo anche di Formula 1, ex pilota della Ferrari, sono 49. Levante, 34 anni, auguri. Il calendario ricorda San Fiorenzo. Frase del giorno: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Martin Luther King. E allora c'è una ripartenza in vista anche per un settore che questa ripartenza la chiedeva a gran voce, del comparto dei matrimoni, che si prepara a recuperare tutte le cerimonie perse negli ultimi mesi. Ne vogliamo parlare con Danila Stella, wedding planner collegata con noi. Buongiorno Danila e grazie. Ciao, buongiorno a tutti.
Eccoci qui. Allora, ci sono delle importanti novità. C'è un vademecum, insomma, che rivoluziona di fatto l'organizzazione dei matrimoni, a cominciare dal fatto che adesso voi wedding planner vi dovete trasformare in COVID manager, perché anche qui ci sono delle regole molto precise. Vogliamo darne alcune? Sì, allora, tendenzialmente la regola più importante è il Green Pass. Quindi appunto aver fatto almeno la prima dose di vaccino o un tampone nelle 48 ore oppure aver contratto il Covid ed avere ancora gli anticorpi. Questa è l'unica regola al momento che è quella più importante. Uh-huh. Il Covid manager in realtà è stato poi eliminato per fortuna. Peccato, io ce le vedevo, perché poi era uno ogni 50 persone, quindi io mi immaginavo questo un po' come se fosse un vigile, no? Un controllore che prende le distanze tra gli invitati. Fa fare i sopralluoghi, giustamente. Ma e poi, Danila, c'è questa notizia, ne parlavamo prima, dei balli che sono ammessi ma solo per 15 minuti. Come l'avete presa questa cosa? Che fa un po' ridere, devo dire, però è necessaria. Ma perché? Ma io quando l'ho letta pensavo fosse una fake news, perché non ha alcun riscontro nella realtà, nel senso che cos'è questo 15 minuti tra una portata e l'altra? In Italia non si balla, almeno al nord non si balla tra una portata e l'altra, cioè si balla alla fine, dopo che si è fatta la cena, quindi si è tutti belli ubriachi, insomma. Esatto. E il ballo viene anche decisamente meglio, ci si diverte di più. Danila, senti, e poi c'è tutta una serie di indicazioni da seguire nell'organizzazione, perché poi in realtà, se non mi sbaglio, confermamelo tu, non c'è un limite massimo di invitati, ma la cautela da adottare in eventi che poi comunque richiedono la presenza di, storicamente nel nostro paese, tante persone, non sono mai abbastanza, o no? Sì, sì, l'unica tutela è proprio la distanza dei tavoli, e quindi sarà quella a determinare il numero reale di invitati, cioè la capienza della location e la distanza fra i tavoli di 2 metri, non di uno. Quindi. Ecco, leggevo qualche ora fa, no, un articolo dove praticamente c'era questa intervista a persone, a imprenditori che fanno gli abiti da sposa e da sposo, e effettivamente loro dicevano: si crea una sorta, no, di nuovo lavoro per noi, perché siccome gli sposi dovranno tenere le mascherine come tutti gli altri, beh, loro dovranno avere le mascherine più belle, quindi anche questo ha a che fare in qualche modo con la moda. Sì, in realtà si è tentato, però gli sposi sono sempre refrattari alla mascherina. Quest'anno la digeriscono meglio rispetto all'anno scorso, dove era proprio impossibile fargliela indossare. Però dire che sia una nuova moda, diciamo che è mal digerita come moda, è un po'. Cioè, nel senso, tu puoi prendere un abito da sposa bellissimo e poi presentarti al tuo matrimonio con la mascherina chirurgica, non lo so. Azzurra. No, perché tutti sogniamo il primo bacio e la foto con il bacio degli sposi. La mascherina non ci può stare, né bianca né abbinata né col nome della sposa. Quindi vabbè, gli sposi saranno lontani, si baciano tra di loro, tanto ormai a quel punto sono congiunti ufficialmente e quindi non viene violato nessun DPCM. Ma io non ho capito, il riso, le rose, i confetti, quelle robe lì un po' sciolte che si lanciano, si possono fare? No. Neanche il decreto non ne parla, però in teoria tutto quello che è contatto condiviso non si può fare, per cui, ma in realtà il riso non si poteva fare già da un po', perché sono quasi tutti contrari, sia le chiese che i comuni, perché è sporca, quindi è il male minore. E niente, ormai abbiamo perso anche le tradizioni più antiche, nemmeno il riso. Danila Stella, wedding planner, ci ha aiutato a fare un po' il punto della situazione. Facciamo anche un grande in bocca al lupo a quelle tante coppie che hanno rimandato le loro nozze o in generale solo le cerimonie in questi mesi, che finalmente adesso piano piano possono recuperarle. Danila, buon lavoro a te. Ciao, grazie a tutti. Sono le 8:23, bentornati, sentite qui? La lascio andare tutta fino alla fine, perché poi c'è il verso dell'elefante, barrito. Che l'oni si chiama? Il barrito. Bravo. Voleva mettere, ha detto: che cosa mi chiedi? No, non te lo dico, facciamo l'interrogazione. Il verso dell'anatra? Starnazza? Vabbè, possiamo parlare di cose più interessanti, tipo lo sport, tipo la Formula 1, perché si corre oggi il Gran Premio di Monte Carlo, insomma è uno dei più suggestivi di questa stagione. Ci colleghiamo con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1 HD. Buongiorno Carlo, ben ritrovato. Ciao, buongiorno. Buongiorno, allora non possiamo non partire dalla pole di ieri di Leclerc. Dopo tanto tempo la Ferrari torna davanti a tutti. Sì, è stata una pole per certi versi sudatissima e anche molto anomala.
perché Leclerc ha dovuto trovare un giro speciale e spaziale per stare davanti a Max Verstappen, che nel primo tentativo dell'ultima parte di qualifica ha sì fatto anche lui un grande lavoro, però non all'altezza anche della macchina che ha la Red Bull, che ha Verstappen a Monte Carlo. È stato invece perfetto Leclerc. Poi Leclerc è stato nella condizione ideale nel secondo tentativo per rischiare a tutta, perché aveva già la pole position, era davanti a tutti, quindi poteva prendersi il rischio per migliorare il tempo, cosa che non stava facendo, e nel prendersi il rischio sapeva che calcolava anche che poteva finire contro un muro, ma sapeva anche che finendo contro un muro tutti quelli dietro non avrebbero potuto migliorare il tempo e quindi la pole sarebbe rimasta sua. Poi qualcuno ha anche detto, come Verstappen e altri piloti, che l'ha fatta apposta, ma io credo che finire contro il muro e rischiare anche di prendere una penalità per la rottura eventuale del cambio, credo che questo proprio non potesse essere calcolato. Diciamo che si è preso tutti i suoi rischi. Per ora la pole position è confermata, perché al momento non c'è indicazione che il cambio debba essere sostituito, il che porterebbe a 5 posizioni di penalità, e quindi al momento è una grandissima impresa questa pole position. Se poi dovesse arrivare una penalità, allora cambia un po' tutta la valutazione, perché comunque un errore, quando metti la macchina nel muro, un errore c'è. Certo, in ogni caso ieri ne avevamo parlato, insomma un gran premio speciale, forse più di tanti altri per Charles Leclerc. Senti, cambio leggermente argomento, Carlo, ci dai un giudizio anche sulla stagione di Sebastian Vettel? Perché poi forse, valutazione mia personale, l'abbiamo visto un po' meno in forma, che ne pensi? Sì, è un Vettel che insomma forse la sua carriera è iniziato a andare in discesa nel 2018, quando c'è stato un momento in cui aveva la macchina sicuramente migliore rispetto alla Mercedes, e c'è stato un momento in cui ha avuto un netto vantaggio su Lewis Hamilton nel 2018. Poi è arrivato quell'errore in Germania, proprio nel weekend in cui si seppe della condizioni irreversibili del presidente Marchionne, e ci fu quell'errore mentre era in testa al Gran Premio, mentre stava allungando ulteriormente nel mondiale, mentre sembrava ormai un'impresa fatta quella di riconquistare il titolo per la Ferrari. Da lì, e già prima anche qualche sbavatura, da lì altri errori che l'hanno messo nelle condizioni poi di non poter resistere al ritorno prepotente di Lewis Hamilton. E da lì tanti dubbi sulle prestazioni, sulla qualità, su se ne ha ancora. Ieri in qualifica ha fatto finalmente un bel giro, così come aveva fatto anche in Portogallo. Si è visto il miglior Sebastian Vettel con una macchina Aston Martin che doveva essere grande protagonista di questa stagione, ma si è trovata invece con dei grossi problemi da risolvere di guidabilità della monoposto. Vettel sulle stradine del Principato, dove peraltro ha conquistato una sola pole, dico una sola perché lui è uno dei più grandi della storia del giro veloce, ieri si è messo dentro in top 10. Voglio sottolineare anche la prova di Antonio Giovinazzi, che è riuscito a metterla Alfa Romeo in top 10 nelle prime 5 file. Però Vettel, diamo tempo, quest'anno è decisivo, perché lì con Stroll, se finisce la stagione alle spalle di Stroll, chiaramente dovrà farsi due calcoli anche lui. Fermo restando che quando fai due calcoli e vedi che a fine anno prendi 9-10 milioni di euro, c'è di peggio nella vita. È più facile mettersi a calcolare, insomma, diciamo, lo fai con più tranquillità. Ecco. Senti Carlo, prima di salutarti ti rubo ancora 30 secondi, perché a proposito di incidenti e di muri, un muro si è messo anche contro Mick Schumacher, ed è un gran peccato. Va anche detto che insomma il circuito di Monte Carlo non è così, come posso dire, estraneo a case, palazzi e muri e guardrail, perché lo spazio è veramente risicato. Sì, ne parlavamo con Nico Rosberg ieri, diceva a Monte Carlo devi trovare il ritmo lo trovi giro dopo giro, e un giro inizia ad avvicinarti alla barriera, il giro dopo ancora di più, il giro dopo se hai fiducia vai a sfiorare con la gomma. Ecco, questo è successo a Mick Schumacher, stava andando forte, aveva fatto il 14° tempo nelle prove libere. Lì mancavano 2 minuti alla fine delle prove libere, lì doveva intervenire anche il suo ingegnere di pista e dirgli ok, hai fatto un ottimo giro, adesso basta, e invece ha voluto
forzare ancora di più. Ormai probabilmente il suo limite l'aveva raggiunto, l'ha superato, è andato contro il muro. Ma mi dicono che sono molto contenti, mi dicono che è molto veloce, ma anche molto inesperto, e si farà le ossa anche con questi contatti, con questi baci alle barriere. Molto bene, allora il Gran Premio di oggi a Monte Carlo, si parte alle 15, la partenza come sempre in diretta su RTL 102.5 in contemporanea con Sky Sport Formula 1 HD. Carlo Vanzini, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie, buona Formula 1 a tutti. Antonio Vita, la nuova canzone dei Duran Duran si intitola Invisible, 8:34. Ma mamma pure mia, da. Non possiamo passarci niente, però. Hai ragione. Periodaccio. Neanche Diodato, no, con Diodato allora, non faccio certo. Appello all'ufficio musica, chiamiamo la sala prima della trasmissione e diciamo quale canzone non le provoca eccitazione. I Duran Duran, ne parlavamo, cos'era, forse venerdì mi sembra, i Duran Duran straordinari negli anni 80 con il film, se vi ricordate, voi non potete ricordarvelo, Sposerò Simon Le Bon, erano veramente dei sex symbol, anche perché poi nei video, tipo il video di Wild Boss, erano tutti anche loro un po' desnudi, un po' come Damiano dei Maneskin. Dei Maneskin, proprio perché venerdì sono passati a trovarci anche i Duran Duran. Anche la loro intervista la trovate su RTL 102.5 Play, tra l'altro l'app è disponibile anche su Sky Q. Parliamo adesso di un bel libro, è una coppia, chi frequenta i social li conosce benissimo, si chiamano Raissa e Momo, Spiegare ai ragazzi la diversità. Ci sono dei libri che combattono l'intolleranza e poi ci sono anche video ironici, perché poi bisogna anche arrivare ai più giovani in tanti modi diversi, poi nei canali che più utilizzano, che più utilizziamo, insomma mi ci metto anche io, su TikTok sono davvero delle star. Raissa e Momo sono con noi stamattina, ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno. Allora, raccontate chi siete per chi ancora non vi conosce. Dai, inizio io. Volentieri. Allora, io sono Raissa, lui è Momo, faccio anche le tue presentazioni. Siamo una coppia sui social e nella vita. E, diciamo, dall'inizio della prima pandemia, quindi del primo lockdown, abbiamo iniziato a creare contenuti sui social, contenuti molto autoironici sia su TikTok che poi su Instagram, e cercavamo, diciamo, di passare un messaggio di inclusione e di tolleranza. Bene, e ci riuscite, anche perché voi adesso siete usciti in libreria con questo libro Di mondi diversi e anime affini, pubblicato da De Agostini, perché di fatto voi siete fidanzati, siete una coppia, cercate in qualche modo però di sdrammatizzare i vostri racconti, i vostri video sono divertenti o no? Noi sì, facciamo questi video sì. Brevi, magari su TikTok, un po' meno brevi su Instagram, in cui cerchiamo di distruggere, innanzitutto mostriamo la nostra vita quotidiana e cerchiamo anche di distruggere dei pregiudizi, degli stereotipi, ad esempio lo stereotipo che l'uomo marocchino, musulmano, come vogliamo metterla, è sessista, è violento, e cerchiamo appunto con un po' di ironia, autoironia, di rispondere a queste domande, a queste critiche, a questi insulti, smontandoli, facendo vedere che in realtà non è così. Bene, bene, ma quindi fatemi capire, ai commenti ne riceverete di sicuro, cioè a parte il grande successo su TikTok, su Instagram che avete avuto, confermato adesso anche dall'uscita del libro, sicuramente riceverete anche commenti negativi. Voi cosa rispondete? Ah sì, moltissimi. Questi abbiamo ricevuto tantissimi commenti, diciamo così, negativi, ed è proprio poi stata, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, tra virgolette, per iniziare poi a rispondere con autoironia, cercando appunto di smontarli e soprattutto di interrompere questa catena di odio che si stava formando nei nostri confronti. Quindi diciamo che abbiamo iniziato così anche. Certo, e c'è un messaggio molto preciso che voi mandate con questi video? Secondo noi è un messaggio di un po' di speranza, di tolleranza, di inclusione. Sì. Speriamo che lo leggano i più giovani, che possano o riconoscersi nella nostra storia o condividere il nostro messaggio, ma allo stesso tempo è un libro che possono leggere anche gli adulti che vogliono sapere di più, che magari hanno la voglia di conoscere, che hanno dei figli o delle figlie che possono vivere queste situazioni, e magari in questo modo potranno avvicinarsi
e sapere come rispondere anche a loro. E certo, è un esempio importante il vostro, perché ricordiamo, Raissa e Momo sono una coppia mista, sono fidanzati, Raissa è italiana, Momo sta per Mohamed, ha origini evidentemente non italiane, ma stanno insieme, come ci stavano raccontando, insomma, cercano di combattere un po' i pregiudizi e i commenti pessimi. Io ho bisogno però di sapere da Raissa, essendo lei appunto l'italiana della coppia, qual è il commento, la cosa più assurda che ti hanno detto a proposito di questa relazione? Allora, una di queste è chiaramente il velo. Ecco, questa cosa velo. Qui che io, visto che sto con lui, dovrei mettere il velo. È una cosa che mi hanno detto più volte ed è secondo me la più assurda, perché non capisco perché possa venire in mente una cosa così. Però diciamo che è anche divertente, perché alla fine capisci che è solo proprio un'ignoranza, cioè un non conoscere certo. qualcosa. E insomma, noi speriamo che queste persone, nel momento in cui capiscono che non è così, smettano anche di fare certi commenti. E lo speriamo anche noi. Prima di salutarci, ragazzi, siamo davvero in chiusura. In tutto questo chiacchierare non ci avete ancora raccontato come vi siete conosciuti. Noi ci siamo incontrati nel 2012, in realtà. Al liceo, frequentavamo lo stesso liceo, ma non ci stavamo molto simpatici, o meglio, io non stavo molto simpatico a Raissa. E poi le nostre strade si sono divise, per poi rincontrarci 6 anni dopo, nel 2018, in palestra, per puro caso. Io l'ho riconosciuta subito, lei mi ha riconosciuto solo dopo che l'ho raccontato del nostro primo incontro, e aveva deciso che in realtà non voleva avere niente a che fare con me. Giusto. Appunto. E, se non per caso, lei il giorno dopo ha avuto un tamponamento in macchina. E io, da buon terapista, al tempo le ho offerto i miei servizi e i miei consigli. Bravo. Ed è stata anche un po' una scusa per cominciare a scriverle, a sentirci. E da lì è cominciata la nostra storia. Bella, dai. Beh, chi l'avrebbe mai detto che un amore può nascere da una constatazione amichevole, vedi, in questo caso. Di mondi diversi e anime affini, pubblicato da De Agostini, è il primo libro di Raissa e Momo, lo trovate in libreria. Grazie ragazzi per essere stati con noi, buona giornata. Grazie. A prestissimo e buon lavoro. Signori, io non mi stancherò mai oggi di riascoltare quell'urlo, quella frase pronunciata in un inglese fluente. E l'hanno fatto, eh? E l'hanno fatto. No, perché tra l'altro è diventata super virale. Sì? È stato forse il video più condiviso, veramente, Twitter, Facebook. La vogliamo ascoltare? Sì, ripercorriamo. La proclamazione. Eccoli, i Maneskin. We just want to say to the whole Europe, to the whole world, rock and roll never dies! Sentilo. Sembra che abbia studiato a Cambridge. Rock and roll never dies, non deve mai morire, non morirà mai. Tra l'altro, in un impeto, diciamo, dei movimenti, no? Cioè, si è anche strappato il pantalone a Damiano. Non glielo dire, però. Aspetta che vado a googolare. Che magari l'era sfuggito. Aspetta, un coso vocale. Damiano Maneskin, pantalone rotto. Ecco. Sto facendo col... nella ricerca vocale. Cioè, Giustini dall'angolo dello studio di Milano che ci guarda con una faccia, adesso ha allargato le braccia. Io vabbè. Non la trovo. Tra l'altro, anche durante l'esibizione si era lasciato, parliamo sempre di Damiano, in un altro urlo, rivolgendosi a tutto il pubblico di Rotterdam, chiedendo di fare parecchio rumore. Poi così è stato, perché ricordiamo, il pubblico c'era, seppur contingentato, insomma, sempre 3.000 persone che si sono fatte sentire. Piccola pausa, vi aspettiamo tra poco. Massimo Giletti, le anticipazioni per Non è l'Arena questa sera 20:35. Massimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, intanto inizierò con una copertina dedicata ai 29 anni della strage. Sappiamo tutti quello che è successo in questo passato. Quello che vorrei è evitare la retorica, mi serve semplicemente 10 secondi per dire che ancora oggi quei corpi Falcone, i corpi di Borsellino, i corpi degli uomini e delle donne della scorta non hanno avuto una verità. Troppi misteri, troppi buchi neri. Allora dobbiamo iniziare a capire come fare per, a distanza di, ripeto, 29 anni, come fare per cercare di trovare la vera verità, non quella apparente. Questo è uno dei punti importanti per il futuro del nostro paese. Dopodiché ovviamente siamo sull'attualità e credo che fare un salto nel mondo dei vitalizi del Senato, delle decisioni incredibili che mi fanno capire come questa patria, a proposito del concetto delle parole, della poesia di Canzone, di Battiato, credo sia ancora lontana da cambiare.
E poi i vaccini, naturalmente tema che continua a tenere banco, e per fortuna, perché naturalmente abbiamo ripetuto in tutti questi mesi che l'unica chiave della ripresa è questa, con il dibattito sempre presente in particolare questa settimana sui vaccini in vacanza. Ma io penso che l'Italia abbia perso molto tempo, ne abbiamo parlato tante volte con Luigi, l'Europa ha fallito totalmente, adesso ci stiamo riprendendo lentamente, diciamo che da quando è arrivato il generale Figliuolo le cose sono cambiate moltissimo, è una dimostrazione che prima si era fatto poco o nulla. C'è tempo, ci va tempo, però vedo che oggi Figliuolo chiede alle regioni di fare un passo ulteriore, di velocizzare. E in effetti purtroppo siamo un po' a macchia di leopardo, ci sono regioni che fanno molto bene, altre che sono laggiù, fanalino di coda, e purtroppo constatare che sono sempre le stesse a fallire è un po' un dispiacere. Anche perché c'è un po' questo due poglio, mettiamola così, da una parte questa cabina di regia nazionale affidata al generale Figliuolo, ma appunto le linee guida regionali, anche perché hanno delle velocità diverse, funzionano diversamente. Alcuni governatori poi sembrano voler dominare e mettere le loro linee guida prima ancora di quelle di Figliuolo. È un'impressione corretta, Massimo? Sai, io da quando mi sono occupato del caso Scanzi, no, di chi salta le file e se ne frega di rispettare le regole, ho scoperto di tutto, di più. Ho scoperto che in Calabria addirittura hanno vaccinato 60 ragazzi che dovevano dare l'esame di maturità un mese e mezzo fa. Cioè, di che cosa parliamo? Qui abbiamo un paese, lo ripeto, che purtroppo si sperava che con le regioni si migliorasse, in realtà le regioni secondo me sarebbero veramente da rivedere, se un paese serio deve rivedere quello che è successo, se la pandemia ha un senso, ha un perché, può essere utile, ecco, allora cerchiamo di capire cosa non ha funzionato, e sicuramente non ha funzionato il fatto che in un sistema di pericolo nazionale ogni regione ha agito per sé, e questo, signori, deve essere cambiato, si deve fare con una maggioranza purtroppo qualificata, ma bisogna farlo. Sicuramente, però verrebbe da dire, in questo governo la maggioranza c'è ed è ampia, ma insomma è stato detto, sì, ma quando non la... è forte, non è forte, non è forte. Poi sai, sinceramente, i numeri sono una cosa, poi come vedi si dividono la volontà politica è un'altra. In ogni caso, quando l'emergenza sarà superata, questo ce lo siamo detto, bisognerà parlare in maniera seria. 20:35 la 7. L'avevo già chiesto prima, Luigi, l'avevamo già chiesto quest'estate, perché avevamo capito già nel prima pandemia che non andava, che l'andazzo era quello. Grazie Massimo Giletti, e come detto, appuntamento alle 20:35 con Nonella Arena sulla 7, e poi venerdì prossimo qui su RTL 102.5. Buona domenica. Buona domenica a voi, ciao. Iron Horse 1979, Millennium Hit a chiudere Non Stop News di questa domenica 23 maggio, veloce che un sacco di gente da salutare, grazie a chi si è occupato di noi in regia e in radiovisione. Gigi Resta, un po' troppa, e forse. Pio Ingegno a Roma abbiamo Andy Ceccarelli, giusto, e poi abbiamo anche Luigi Santarelli, me li ricordo perché fanno rima. Grazie a tutti, andate su RTL 102.5 Play, su RTL.it, scaricate l'app o su SkyQ per rivedere in podcast tutto ciò che accade su RTL 102.5. Grazie anche Enrico Galletti. Grazie Luigi Santarelli, grazie a Massimo Lonigro. Grazie a voi, a dopo. Ragazzi, torniamo tra pochissimo con l'indignato speciale. Voi in diretta 0225 1515. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.